fondamentalmente a febbraio del 2010 diciamo che sono stata dichiarata in remissione completa. Da allora faccio controlli, ma diciamo non si può dire che sto bene, però cioè sono ancora in remissione. Sono a Bozzano? Sì, abito a Bozzano. Ma come mai hai deciso di intraprendere questa battaglia? Sei comunque giovane, è difficile. Proprio per questo, perché a 23 anni, insomma, ammalarsi di questa malattia non è il massimo. E adesso sono anche mamma, per cui vorrei evitare che mia figlia subisca quello che ho subito io. Insomma, tutti i genitori dovrebbero anche muoversi in questo senso, secondo me. Signor Gavodino, la sua è una storia più triste, no? Forse ci può raccontare, ha perso sua figlia che era molto giovane. Sì, mia figlia si è malata a 25 anni, un po' più grandicella. Tre anni è andata via perché poi di leucemia mieloide acuta. Tre anni si può dire di tutto, chi ha passato questa malattia può capire che cosa vuol dire stare a contatto con queste realtà. Io mi associo a quello che ha detto la signora, che è questo. Mia figlia ha lasciato una bambina di 9 anni, adesso la porto io avanti. Mia figlia è nata sul Rione Carrino, io abito sul Rione Carrino, cioè, non vorrei insomma che qualcun altro, insomma, dopo tanto questa crudeltà, perché lo chiamo crudeltà, se effettivamente è una concausa qualcosa, che continui insomma queste cose che non sono buone. Sono queste.